Sono veramente felice di vedervi così numerosi. Questa mostra è una mostra importante non soltanto perché possiamo riunire una piccola parte delle 6.500 opere di questa collezione della Fondazione Gottfried Keller, che crea una sorta di museo immaginario nazionale distribuito su tutti i cantoni della Svizzera, una piccola parte, ma una parte importante di capolavori. È una mostra importante anche perché offre al pubblico la possibilità di ripercorrere tre secoli di storia dell'arte svizzera. Non l'avremmo potuta realizzare senza l'appoggio di tutti i musei principali svizzeri, come abbiamo già sentito, e sono subito prestati a sussisterci in questo progetto, e è stata anche fondamentale la collaborazione con l'Ufficio Federale della Cultura, che ci ha visto insieme affrontare delle sfide interessantissime, molto arricchenti, come il trasporto e l'allestimento del trittico di Segantini. Come è stato detto, il trittico è uscito una volta sola dalla sua sede abituale, il Museo Segantini San Moritz, nel 1998 per un restauro al Corso Spizzurigo. E l'ultima volta che l'abbiamo visto qua è stato a Milano, qua sul delle Alpi, intendo, a Milano nel 1899. È un'occasione straordinaria. E molte persone che hanno avuto la fortuna di vedere la mostra hanno detto che fa un effetto tutto diverso vederlo in questa sala del Masi. È interessantissimo vedere come le opere hanno una forza differente quando vengono esposte in nuovi spazi. Come detto, sono tre secoli di storia dell'arte svizzera, quindi il percorso della mostra inizia nel 700 con una piccola digressione cronologica che ci siamo permessi per includere Giovanni Serovine, un artista di origini ticinesi, attivo poi a Roma, ma molto importante, ci tenevamo che fosse all'interno del percorso, e poi continuiamo nel periodo che possiamo considerare neoclassico, con degli artisti di origine svizzera, soprattutto dell'area francofona, però attivi all'estero, come ad esempio Jean-Martin Lothar, oppure Leopold Robert, artisti che hanno le origini svizzere ma che poi cercano il classico dove era vivo, in Italia piuttosto che nel Medio Oriente, e ripropongono dei soggetti legati all'antico come era d'uso in quell'epoca. Arriviamo poi nel vivo della Svizzera, la Svizzera moderna, la Confederazione che nasce nel 1848, e con la nascita della Confederazione nasce anche il bisogno di affermare l'identità svizzera, e nel nostro caso questo passa attraverso le Alpi, il mito delle Alpi. Il rappresentante principale di questo paesaggio romantico è Alexander Calam, che mostra sarà presente con le Alpi bernesi, e poi la versione romantica si evolve, come è stato il caso anche per il resto dell'Europa, verso un realismo, verso una pittura di genere. Il più forte rappresentante svizzero di questo momento è Albert Anker, che mostra è presente con due opere, e vedrete che Anker è interessante anche perché lascia proprio dei documenti che testimoniano come era la Svizzera in quel momento, anche con delle sfumature politiche molto interessanti. La politica si stava evolvendo molto velocemente in Svizzera nella seconda metà dell'Ottocento. E poi arriviamo al simbolismo, appunto, il grande punto invece dell'esposizione.